Buongiorno a tutti, Eccellenza, professori, carissimi tutti. È con piacere personale che saluto con cordialità e se mi consentite do il benvenuto nella nostra città ai tanti giovani che da varie parti d'Italia sono qui intervenuti. Quali potranno essere o quali siano già i frutti spirituali derivanti dal riconoscimento delle virtù eroiche e della proclamazione a beato di Papa Paolo VI? Non sarà forse mai possibile dirlo compiutamente, e certo questo non avverrà nel caso in sedi accademiche o convegnistiche. Certo è un primo insieme di frutti di cui abbiamo potuto godere dal 19 ottobre scorso, sono gli approfondimenti più vari messi in campo anche a Brescia, soprattutto a Brescia, per una migliore conoscenza di Papa Montini. Tra questi il percorso attuato in queste giornate dalla Winter School del Centro di Ateneo per la Dottrina Sociale della Chiesa, da MCL, spicca come un appuntamento di rara profondità per la capacità di connettere il Magistero di Paolo VI alla contemporaneità, all'attualità. Basta scorrere i titoli delle relazioni dei giorni scorsi. Questa è una prima ragione di riconoscenza a chi ha voluto, pensato e dato vita a queste 3 giornate bresciane. Sento di poter esprimere gratitudine a nome della città di Brescia e dell'amministrazione comunale che ha desiderato e desidera partecipare nel contesto delle iniziative dell'anno montiniano, collaborando a tutte quelle occasioni di approfondimento utili nel riproporre l'attualità del messaggio di Paolo VI e la modernità del suo tratto. Persuasi che molto del suo insegnamento e dei gesti profetici che lo contraddistinsero abbiano ancora tanto da dire all'uomo contemporaneo e anche alla Brescia di oggi. Sentiamo il dovere di un ricordo ad un figlio eminente della nostra città, che non solo alla Chiesa, ma al mondo intero diede molto, con l'impegno in una convinta missione di pace e di sostegno al progresso dei popoli, con i suoi richiami alla costruzione della civiltà dell'amore e ad una città dell'uomo animata da carità politica, da capacità di ascolto e dalla volontà di dialogo come fondamento delle relazioni umane. Un pensiero che crediamo profondamente attuale e per il quale gli dobbiamo riconoscenza. Personalmente dubito che Brescia possa ospitare Papa Francesco, anche se ovviamente sarei felicissimo di essere smentito, perché mi pare che la geografia dei viaggi papali sia orientata, per dirla con il titolo dell'incontro odierno, ad una chiesa in uscita. E che Papa Bergoglio voglia rendere omaggio a Papa Montini più che calcando i luoghi natali o della giovinezza, ripercorrendo paolinamente le vie missionarie. Ed anche alcuni gesti che ricordino le frontiere aperte dal beato Paolo VI. E così tra pochi giorni, il 7 marzo, Papa Francesco presiederà l'Eucaristia nella parrocchia di Ognissanti a Roma, dove il 7 marzo di 50 anni fa Paolo VI celebrò per la prima volta la messa in italiano. Gesti, segni che sanno parlare al presente. In entrambi i pontefici cogliamo una chiara volontà di comunicare con l'uomo contemporaneo in modi e linguaggi efficaci. È la preoccupazione della stessa Chiesa italiana che vivrà quest'anno il quinto convegno ecclesiale centrato proprio sul nuovo umanesimo. Grazie a chi esattamente all'insegna di questo titolo, con gli interventi di oggi, aiuterà ad una migliore interpretazione e comprensione di quest'unico magistero che accomuna Papa Paolo VI e Papa Francesco nell'impegno riformatore e missionario per una Chiesa in uscita. Grazie.